Là. Ecco, le cose del pallone le ho messe tutte. Mi sa che a Milano, appena ti vedono giocare, scappano tutti a nascondersi. Tobia, te lo vuoi portare? Ma no, adesso sei un giovanotto. Magari lo lasciamo qui, eh? Così lo ritrovi per le vacanze. Ecco. Buongiorno, sono l'ufficiale. Sì, lo so chi è, non si preoccupi. Siamo pronti. Su, forza, è ora di andare. Giulio, dai, su, non fare così. Starai bene a Milano. E io verrò spesso a trovarti, eh? Dai, Giulio, su, alzati. Dai. No, lasciami, non ci voglio andare, lasciami, 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 non ci voglio andare. Giulio, calmati. Smettila. Giulio. 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 Giulio, apri subito. Hai capito? Giulio, apri. Apri subito, Giulio. Che succede? Cosa stai facendo, Giulio? Io, se si è fatto male, vi ammazzo tutte e due, a lei e a quella donnaccia. Cerchi di mantenere la calma. Giulio! 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 Ma che fa l'impalato? Mi aiuti, no? Giulio! Giulio! Giulio, Dio! Faccia presto, per favore! Bene, allora adesso vediamo se mi può aiutare a capire che cos'è successo a suo figlio. Aveva mai avuto in passato crisi di questo tipo? Anche meno violente, non so, tremori? No, Giulio è sempre stato benissimo. Corre, gioca a pallone. Al centro sportivo dove va gli fanno due visite mediche all'anno, non gli hanno mai trovato niente. Molto spesso questo tipo di crisi ha un'origine psicologica. Il bambino ha avuto qualche problema, era successo qualcosa di speciale, l'aveva sgridato. Perché non glielo chiede a lui cosa è successo? Forza, glielo dica che cosa siete capaci di fare a un bambino. Senta, adesso le conviene cambiare tono. Io faccio solo quello che mi hanno ordinato di fare. Aspetti un secondo. Vorrei capire come stanno le cose. Lei chi è, mi scusi? Sono un ufficiale giudiziario. Sono stato incaricato dal Tribunale dei Minori di accompagnare il bambino a Milano dalla madre, a cui è stato affidato con una regolare sentenza. Sentenza? È una cosa che neanche una bestia. Quando io e quella là ci siamo... Il bambino me l'hanno dato a me. A me! Perché c'era un lavoro e mia madre che me lo poteva guardare. Mentre lei... Lei ci aveva più uomini che una di strada.
Poi l'anno scorso, tutto ad un botto, siccome lei si era risposata con uno che aveva i soldi e mia madre è morta, hanno deciso come lo levavano. Ho fatto i ricorsi, ho messo di mezzo gli avvocati, niente. Sembra giusto. Mi sembra giusto. Mi scusi, dottoressa, ma io non posso stare qui tutto il giorno. Il bambino può viaggiare o no? La madre l'aspetta a Milano e io sono responsabile. No, per adesso non può affrontare un viaggio. Dobbiamo tenerlo sotto osservazione. Allora sia così gentile da scrivermelo, così lo allego al verbale e siamo a posto. Le preparo subito il certificato. Le dispiace aspettare di fuori? Va bene, buongiorno. A Giulio lo posso vedere? Adesso è meglio di no. Se ne torni a casa e si rilassi. Poi nel pomeriggio vedremo quello che si può fare. Una storia molto triste. Già, volere il bene e fare il male è la cosa peggiore che possa capitare. E anche quella che succede più spesso. Dov'è papà? Non ci voglio andare a Milano. Io voglio rimanere con papà. Il tuo papà viene a trovarti più tardi. Adesso cerca di riposare. Però non mi portate a Milano mentre dormo, vero? No, sta tranquillo. Rimarrai qui con noi. Se fra un po' non dorme, gli dia qualche goccia di calmante. Sì, dottore. Ecco, un bel calmante te lo puoi dare anche tu, così ti rimetti dall'emozione. Guarda che è di Montebovi. Allora l'aria da scema che hai è di natura. La fai tu la richiesta per l'elettroencefalogramma? Sì, sì, giusto per scrupolo, come se in neurologia non avessero già una lista d'attesa lunga un chilometro. Lo so. Lui però non ha fretta di andarsene, mi sembra. Non ti adottare subito anche questo, eh? Io vado, ci vediamo, ciao. Ciao. Comunque mi sa che per una volta c'ha ragione lui. È un caso tipico di trauma psicologico reattivo. Ne sei sicuro? Con le convulsioni e la bava alla bocca. Beh, non sarebbe mica la prima volta. La fenomenologia isterica. Smettila, Freud l'ho sentito nominare anch'io. Sì, certo, mica lo mettevo in dubbio. Comunque questo è uno di quei casi tipici in cui... Cosa? No, niente. In cui si sente la mancanza di Paolo, forse? Sì, ma mica per dire che tu non... Stavo pensando la stessa cosa. Ah. Ci vorrebbe lui. È già partito? No. Stasera vado a casa sua a dargli una mano a fare le valigie. Va decente. Eh? Quando ti trasferisci qui? Non lo so, Paolo. Tu sei stato gentile. Ma mi sembra di approfittare. Ma che dici? Beppe, ma quale approfittare? Ma sei scemo? Che fai? Complimenti. Se non ci vieni tu, questa casa rimane vuota. E finisce a pezzi. I libri te li metto nella borsa, eh? Sì, in quella verde. E poi così finalmente ti puoi scatenare con Susanna. Sì, capirai, aspetta e spera. Siamo cane e gatto ormai. Beh, non manca niente, no? C'è tutto. Dai, non fare quella faccia. Tanto per la mia partenza non si suicida nessuno. Ehi, cos'è quel muso? Non vado mica in Australia. Ma che muso? Guarda che non ho più 2 anni. Ti vado a comprare qualcosa da leggere. L'accompagno? Andiamo. Clara, mi raccomando, stai un po' dietro a Serena, eh? Sì, Paolo. No, perché con questa storia delle crisi, dacci un taglio. Clara, non vorrei dovermi preoccupare. No, io sono una donna tranquilla, non ti preoccupare. Sì. Coniugato o single? Single, in pausa di riflessione. Riflessione? Su che? Su un tipo che non vedo spesso perché è sempre in giro, però mi chiamo ogni quarto d'ora a casa, in negozio. Oh, ha sempre l'orecchio quell'orrendo telefonino. È fissato coi telefonini. Brava, mi fa piacere. E tu? Niente, io sono telegrafica, ciao, e metto giù. Odio quegli aggeggi.
Ah, grazie. Beh, forse è meglio che ci salutiamo qui, perché non ho portato i fazzoletti e dal finestrino con la manina fate le brave. Ciao. Ciao. Ciao, Beppe. Ciao. Papà! Cucciolotta! Dai, non piangere. Ci vediamo prestissimo. No, tu lo dici soltanto per consolarmi. Oh. Non è vero. Clara, falle vedere. Guarda. Guarda. Guarda cosa c'è. Biglietto per Genova, il prossimo weekend salti su questo stesso treno e mi vieni a trovare. Davvero? Ho mai detto una bugia? No. Ciao. 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 Dentro, gli stanno facendo l'esame del cervello. Io con te non parlo. Sai che me ne frega. Si voleva all'ospedale per scomodarti invece dell'ufficiale giudiziario, eh? Guarda che l'ufficiale giudiziario l'ho fatto venire per non vedere la tua faccia. Bisogna vedere se Giulio vuol vedere la tua di faccia. Tu non hai il diritto di stare qua. Il bambino non lo puoi vedere fino al mese prossimo, perciò sparisci. Se no che fai? Chiami la polizia. Da qui non risulta niente. Se ci fosse stato un episodio di carattere epilettico, si vedrebbe per forza. Lo sa meglio di me. In medicina i per forza non esistono. In neurologia, poi. Comunque, per me lo potete dimettere senz'altro. Non si può fare un tracciato di sonno profondo? Per fare si può fare tutto, se proprio non sapete a chi dare i letti. Allora, giovanotto, tutto bene? Vado a parlare col padre. Va bene. Allora? Lei è la madre? Sì, è Giulio. Come sta? L'elettroencefalogramma non ha rilevato nessuna alterazione evidente, ma in assenza di una diagnosi precisa, prima di dimetterlo bisogna capire cosa è successo. Che cosa è successo? Glielo dico io che cosa è successo. È successo che lui ne ha fatto un'altra per non ridarmi mio figlio. Ha fatto di tutto per non farmelo vedere, me l'ha messo contro. Chissà anche a lei che cosa le avrà detto, ma a me non me ne importa niente. Io voglio solo Giulio. Giulio. Giulio, amore. Sto tranquillo, su, ci sono io. Ha visto? Ma io mio figlio me lo porto via, capito? Signora, il medico sono io. E lo decido io quando può essere dimesso. Vede questi picchi? Sono frequenze cerebrali anomale di cui dobbiamo capire le cause. E quindi suo figlio resta in osservazione. Puoi venire con me un momento? Portatelo in reparto. Ciao. Papà viene tutti i giorni, eh? Ma non finisce qui, te l'assicuro. Ma dico, sei impazzita a alterare un referto medico? Quel bambino sta male, starà ancora peggio se dovrà vivere con la madre. Questa è la sindrome di Paolo, mai accettare la realtà. Già, per questo è un bravo medico. Ti rendi conto che se quella viene a sapere che suo figlio non ha niente ti può denunciare? Non mi interessa. E puoi anche perdere il posto. Ne ho già di cose importanti. È
Oh, Spillo, vieni su che ti vogliono al telefono. A chi, a me? A te, dai. Muoviti. Forza. A me. Chi è? Spillo, sono Paolo. Paolo, dove sei? A Genova. Allora, come te la passi? Bene, adesso bene. Poco fa mi volevo suicidare. Oh, Spillo, non lo dire neanche per scherzo, E tu come stai? Bene. E Serena? Ho un po' di storie, ma sta bene anche lei. E Angela? Non lo so, non l'ho più sentita. È finito tutto a schifo, Paolo? Non si può fare proprio niente per aggiustare. Credo proprio di no. Allora non mi chiamare più, capito? Non mi chiamare più! Passata la rabbia, resta un gran senso di vuoto, di opaco, di grigio. Come quando in ospedale muore un bambino che hai cercato di salvare e vorresti avere la forza di domandarti se davvero hai fatto tutto il possibile, ma non ce la fai. È vero, Filippo è l'uomo giusto per te e sono sicuro che con lui sarai felice. Ma da te vorrei una promessa, quella di cercare di aiutare Spillo in un momento così terribile per lui. Per fargli capire che quello che è accaduto tra noi non cambia nulla e che continueremo sempre a volergli bene. Mi dai neanche un bacio. Allora ci giochi con i racchettoni. È inutile. Tanto vinco sempre io. Che ce l'ha una cicca? Una sigaretta. Non sei ancora un po' troppo piccolo per fumare? Io fumo da quando ho 10 anni. È buona, sì. Ma mi sa che è scema. Anche tu fumi. Ci ho provato, ma mi fa vomitare. Vieni, sediamoci un momento. Sembri dimagrito, hai l'aria sciupata. Non ti sarai rimesso a fare lo sciopero della fame? Guarda, Suor Platania ha svaligiato la dispensa per te. Ci sono anche i bignè con la crema. Tanto, non me le fanno tenere. Perché? È il regolamento. Ah, ti salutano tutti i tuoi amici dell'ospedale, anche Montebovi. Oh, e Paolo mi ha mandato una lettera, è arrivata stamattina. Dice che appena si prende un permesso viene a trovarti. È meglio che non viene.
Perché? E neanche tu. Mi scusi se le parlo con franchezza, ma quasi non lo riconoscevo. In ospedale era vivace, allegro, sempre di buon umore. Adesso è più triste di un cane bastonato. Per quanto riguarda la vivacità, posso rassicurarla. Può stare tranquilla. Lui e quello zingaro ne combinano una dopo l'altra. Maltrattano gli altri bambini, insultano il personale. Spillo è il bambino più buono che abbia mai conosciuto, gliel'assicuro. Se ora si comporta così, significa che sta male. E allora perché non se lo riporta in ospedale? Non ha bisogno di essere curato, ha solo bisogno di comprensione e di amore. Qui tutti hanno bisogno di amore. Ma come si fa a darglielo? Io non so come ve la caviate voi al vostro ospedale, ma io qui ho 50 ragazzini. Fra i 3 e i 12 anni, fra i quali minorati, delinquenti in erba e nomadi. Se tiriamo avanti senza che scappino o si ammazzino fra di loro, è già molto, gliel'assicuro. Vedo che sei già dimagrito. Ci sto attento. Devo mantenermi in forma. Scommetto che mangerò solo panini. No, anche dei tramezzini. Tu piuttosto. A forza di vederti tutti i giorni non mi ero accorto che sei diventata una signorina. Dovrò stare attento ai fidanzati. Ma che fidanzati? Eppure non me la racconti giusta. Uffa. Andiamo alla tua pensione? No, cucciolotta. Per questo weekend papà ha pensato a qualcosa di meglio. Cosa? Aspetta e vedrai. Ti piace? Oddio, sì. Sembra beautiful. Lo sai chi ci ha dormito lì? Tom Cruise. Fico. E anche Paul Newman. Chi è Paul Newman? È uno fico come papà. Ha lavorato anche con Tom Cruise. Wow, c'è anche l'idromassaggio. Qui ti portano da mangiare in camera a qualsiasi ora, giorno e notte. E non è finita, Di là c'è la tua stanza. Che bella. Papà, ma allora siamo diventati ricchi? Per questi 2 giorni, sì. Poi ho paura che dovremo aspettare la 13ª dell'anno prossimo. Ai miei occhi, a quegli occhi che ti amavano tanto, e lontano, lontano. Un bel gelato gigante per la signorina. Grazie. Un sorriso sulle labbra di un altro. Forse è meglio che telefono all'ospedale per prenotare un posto. Perché? Cucciolotta, con tutto quello che ti sei mangiata oggi, più sto monumento al verme solitario, minimo ti viene un'indigestione. Nel tempo l'espressione bel repertorio ti farà ricordare. Papà, che canzone è? Una canzone d'amore di quando ero ragazzino io. Non ti piacciono le canzoni d'amore? No, mi piacciono, solo che vorrei che qualche volta qualcuna finisse bene. Io credo che l'amore fa soffrire e basta.
Parli per esperienza, eh? Di la verità, papà. Papà? Sì? Posso chiederti una cosa? Che c'è? Tu sei contento adesso? Mamma mia, che domanda impegnativa. Beh, diciamo che nella vita ad un certo punto ci si accorge che essere felici non è poi così importante. Pensi ancora ad Angela, vero? Sì. Qualche volta. Ma passerà. Io credo che lei ti ama. Se mi amasse tanto non si sposerebbe con un altro, non credi? Che fortuna, Filippo. Sì, è stato veramente un colpo di fortuna. 250 metri quadri a Via Condotti non si trovano tutti i giorni. All'attico, poi. Due fiori. Passo. Angela, tocca a te. Scusate. Due senza. Comunque, non vi invidio se penso a quando cercherete la servitù. Scusatemi, devo andare un attimo in bagno. Certo, cara. Credo che abbia avuto una settimana faticosa in ospedale. Beh, adesso che vi sposate potrebbe anche smettere. Se lavorano i ricchi, i poveri non hanno chance. Che stai facendo? Che stai facendo? Papà? Vabbè, grazie. È scritto qui. Sì. Ragazza, da domani sei assunta come mia segretaria, d'accordo? Mimmo, ma che hai fatto? Stai a vedere. Ma che sta combinando? Non lo so. È matto. Ragazzo del bar, sei licenziato, eh? Da domani qua gestisco tutto io, intesi? Ma che stai a dire, Mimmo? Ma che ti è successo? A te invece, dottorino, t'ha detto bene. Hai smesso di soffrire, sei assunto. Te metti al posto di Montebovi, capito? E vedrai che Susanna sarà più gentile con te. Vabbè. Altrimenti te caccio via pure a te, eh? Davvero? Certo. Sì, Mimmo, io ci metto la prima, ma che t'ha preso? Che m'ha preso? Guarda che m'ha preso, guarda qui un po', prego, controllare. No. Controllare sistema Mimmo Sabatini. Sì. Tutti e 13 risultati azzeccati. Toccate che porta fortuna. Prego, avanti. Sì, sì, certo, ci ho fatta. Champagne e cornetti a tutti. Buoni tutti, fermi, ecco, bravi. Questo non è per te, non puoi. Dedica. Ecco qua, chiappa del pupazzo. Questo quante è per te. Le cose. Tieni. Senti, La bambola, eccola qui, ce n'è per tutti, state calmi. Per platania, questo qui è per Spillo, la prossima settimana lo vado a trovare. Ah, bene. Questo è per te. Mimmo. E questi qua sono. Ma che stai combinando? Ah, professore, finalmente ce l'ho fatto. Ho fatto 13, guardi qua. Sì, ma lo sai quanto prendono? Meno di 1,5 milioni. È che non lo so. Ho pure rimesso 30.000 lire, ci ho rimesso. Come?
Però una soddisfazione così non apprezzo, professore. Non apprezzo, guarda. Io tra due minuti sono pronto. Me vado a cambiare, Ernico. Vai, vai. Suor Pratania, forza in camera, a letto, che c'è la visita bambini, tra un po'. Su, bambini, avete sentito? Forza avanti, dentro. Tutti dentro, andiamo. Su, ci pensa lei, Suor Pratania, che io continuo il giro. Avanti, su, forza, ho fatto 13. Hai fatto 13. Signori, 13. Dai, fammi vedere se questa febbraccia è andata via. Quasi. Coraggio, provi. La gelosia funziona sempre. Funziona? Mm-hmm. Aspetti, l'aiuto? No, dottore, lasci. Tanto adesso arriva Mimmo. Aiutare il personale paramedico fa parte dei doveri di un volontario. Dovere a volte piacevole. Grazie. Anzi, piacevolissimo. Soprattutto quando il personale ha un sorriso come il suo. Ma che avrà quella? Lo mangerei io. Nemmeno arrivate, sì, tutti le corrono dietro. Ecco, forse dipende dal fatto che è piuttosto carina. Carina? Mm-hmm. A me sembra solo volgare. Quando guarisco. Ecco qua. Ecco. Ha funzionato. Minestrina. Fettina con purè. Ah, che fan, ti piace, eh? Magari volevi una cotoletta alla milanese, te la faccio preparare se vuoi. Mimmo. E che ho detto? Se non viene papà non mangio. Andiamo, Giulio, non fare i capricci. Tuo padre arriverà tra poco, ma tu devi mangiare adesso, altrimenti la minestra non è più buona. Tanto lo so che non viene, perché mia madre non vuole. Anche la tua mano sta facendo i capricci. Ti capita spesso? Il che vuole. Ti è successo anche prima di sentirti male? Me lo ricordo. Lo sai che tua madre è sempre qui fuori in corridoio e tu non la vuoi vedere? Perché? Anche lei ti vuole bene. Quando ero piccolo la volevo la mamma. Tutti i giorni speravo che arrivava. Ma lei era sempre a Milano. Ogni tanto veniva a trovarti? Quasi mai. Telefonavo. Ma lei e papà si mettevano sempre a litigare per telefono. Te ne devi andare? Se mangi qualcosa, resto a farti compagnia un altro po'. E invece lo firma. Firma, capito? Firma e me lo porto io. Se non c'è l'autorizzazione del tribunale, Giulio... Ma fatemi via! Il tribunale l'ha affidato a me! Voglio sentire! Sono io la responsabile! Basta! Fatemi via! Decido io adesso, tu non puoi farci niente! Sì, ma per favore, non urlate. Questo non è il palazzo di giustizia, ma una corsia d'ospedale. Giulio ti odia, hai capito? Ti odia! L'odio te l'ha messo dentro lui! Insomma, vergognatevi, vostro figlio sente tutto. Si vergogni lei! Si è messa d'accordo con questo mascalzone! Ho parlato con il neurologo! Sul tracciato non c'erano alterazioni. Lei mi ha mentito. Signora, io non le permetto di mettere in dubbio l'onestà del mio personale medico. E adesso fuori tutte e due. Me ne vado, stai tranquillo. Ma quando torno mi porto dietro la polizia e vi denuncio a tutti. Mi fa passare. È gravissimo, ciò che ha fatto è gravissimo. Volevo capire che cos'ha quel bambino prima che fosse dimesso. Anche oggi ho visto che aveva quello spasmo alla mano. Ma fra un tic nervoso e una sindrome epilettica ce ne corre. E con due iene di genitori come quelli, che ci stanno sul colle da cui rischiamo una denuncia, per carità, Dio ce ne scampi e liberi. E se ha qualcosa di organico, a Dio che cosa gli vai a raccontare? Dottoressa Mancinelli, per caso non è che lei voglia... Voglio trattenere il bambino perché le fa pena. Guardi che io la penso come lei, ma dopo tanti anni di esperienza ho imparato che le malattie dell'anima sono gravi quanto quelle del corpo. Ma non siamo un centro di assistenza psichiatrica né di terapia familiare. Pertanto il bambino verrà dimesso. E questo è l'unico modo per evitare grane sia a lei che al reparto. Purtroppo chi va con lo zoppo impara a zoppicare.
Grazie Bruno, ma non è il caso. Grazie, vai caro. In data odierna, il signor Salvatore Saitto vende alla signorina Angela Mancinelli, che acquista la seguente porzione di immobile facente parte del fabbricato, sito in comune di Roma, via Condotti, numero 76, e precisamente appartamento posto al terzo piano, distinto con numero interno 12, composto... Scusa, ma se lo paghi tu, perché deve essere intestato a nome mio, allora? Perché voglio che tu ti senta libera di buttarmi fuori di casa quando ti pare. E poi sono più vecchia. Non voglio farti pagare una fortuna in tasse di successione. La parte acquirente viene immessa nel possesso di quanto acquistato da oggi e da tale data, pertanto, decorrono a suo favore e a carico così gli utili come gli oneri. Scritto da persona di mia fiducia, su due fogli per cinque pagine, fin qui della sesta macchina... È vero. Filippo è l'uomo giusto per te e sono sicuro che con lui sarai felice. Se vuole firmare. Tesoro... Cosa c'è? Non ti senti bene? Non posso. Scusami, ma non posso. Ma signora, mi scusi. Angela. 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 Ma per l'amor del cielo, che cosa ti prende? Non posso farlo. Non posso farlo. Ma cosa non puoi? È per la casa. È tutto. Filippo, non posso sposarti. Ma cosa stai dicendo? Non ti sto chiedendo di capirmi, sai. Non riesco a capirmi neanch'io. Io ti voglio bene e ti stimo. Credevo che sarebbe bastato. Ma prima di là era come se stessi firmando una condanna e allora ho capito che non dovevo. Che stiamo facendo uno sbaglio. Un terribile sbaglio. Smettila con queste sciocchezze. Smettila! E abbia almeno il coraggio di dirmi la verità una volta per tutte. Mi stai lasciando per Paolo? No. Per me. Solo per me. Filippo si consolerà, vedrai. È un uomo pieno di risorse. È ricco, mondano, affascinante. Troverà qualche ragazzina diciottenne innamorata perdutamente di lui alla quale potrà fare da Pigmalione. Angela, ma tu sei veramente sicura di non averlo fatto per Paolo, questo? Paolo è riuscito a tirar fuori una parte di me stessa che io neanche immaginavo di avere in me. Sì, fin dal primo giorno, quando se l'è presa con i miei vestiti e con il mio modo di fare. Io l'ho odiato per questo. Ma quella parte di me ha continuato a crescere contro la mia volontà, perché mi allontanava da quello che avevo sempre creduto di volere. La carriera, la famiglia. E Filippo. E adesso. Hai bisogno di Paolo. Per poter finire di crescere. Paolo non c'è più, mamma. Se n'è andato via. Si è stancato di tutti i miei dubbi, delle mie incertezze. L'ho fatto soffrire troppo e a lui non piace fare il masochista. Si è leccato le fesse e è tornato al sicuro, nel suo guscio. E anche se volessi non riuscirei mai a farlo venire fuori da lì un'altra volta. Non ti arrendere, perché tu lo ami. Tu sei orgogliosa esattamente come lui. Ma lui ha ceduto e adesso tocca a te. Digli la verità. Sii sincera.
digli quello che hai dentro di te. E se non vuole neanche starti a sentire, allora chiudi. Ancora voi! Me li faccio mangiare quelli anche tu! Porca puttana! Cosa state facendo? Perché non siete a fare i compiti? Li abbiamo già fatti. Ah sì, eh? E non lo sapete che senza permesso in cortile non ci si può stare? E che è una prigione! Sei fai lo spiritoso, è proprio là che dovresti stare tu. Signora direttrice, hanno rotto un altro vetro. Io non so più che devo fare. È il terzo in 10 giorni. Venite qua. Dammi quella roba. No, me l'hanno regalata. Dammela subito! Aia! Vaffanculo, stronza. Avverta che sono in punizione per una settimana e che non possono uscire in cortile. E questi li butti nella spazzatura. No, me ne dia. Non ci gioco più, promesso. Promesso, non ci gioco più. Andiamo. No, 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 niente da fare. Cammini in avanti, forza. Faccio quello che volete. T'ho detto di no. Ti prego, non ci voglio restare più qua. Se non mi porti, mi metto a strillare. Va bene, dai. C'è qualcuno? Vieni, corri. Non mi rompere! Ah. Ah, yeah. Ah.
porca puttana, mi sono tagliato tutto il braccio. Voi vedete? Guarda. Presto, si è svegliato qualcuno. Un poco. No, dobbiamo arrivare al campo prima che si fa giorno. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Sto pieno di sangue. Grazie. Che c'è? Tutti i vetri dentro. Aspetta. Dai, muoviti. Ce la fai? Insomma. Aia. Molto gentile, la ringrazio. Disturbo? No, anzi, accomodati. Stavo per venire a cercarti io. Ti devo dare una brutta notizia, ho paura. Cioè? Dovresti fare la guardia di stanotte al posto mio. Ho deciso di chiedere 2 giorni di ferie anticipate. Chi di guardia ferisce, eh? Dove te ne vai di bello? Non lo so. Non riesco a prendere una decisione. Neanche se nord o sud? Forse a nord. Zona mare. Esatto. Le previsioni del tempo sono un disastro, ma io sono sicuro che dove vai tu troverai il sole. No, così non si fa. Quando dicevo di far ingelosire Susanna, non volevo certo riferirmi alla dottoressa Angela, mi creda. Ciao. T'accompagno. Pronto? Qui il reparto pediatria. Con chi vuole parlare? Sì, certo che lo conosco. No, qui da noi no. Ma quando è successo? Dottoressa! Dottoressa! Aspetti, la prego! Niente da fare, sorella. Ho deciso, non torno neanche se è scoppiata un'epidemia in ospedale. Non è per l'ospedale, dottoressa, è per Spillo. Cos'è successo? Hanno telefonato dal brefotrofio, è scappato. Andiamo. Via, via! No, la direzione è da noi. No, io! Dico io, vieni! Insomma, che facciamo con questo ragazzino? Sarebbe una pazzia, non ce lo possiamo portare dietro. E chi l'ha portato? E chi l'ha portato? Chi l'ha portato? Noi non ce lo possiamo portare dietro. Paolo, a me. Dove stai, Angela? A me. Vedrai, tu guarirai, vedrai. Ce la farai. Paolo. Sì, allora, sì, sai che devi. E certo che lo so. La stronzata mica l'ho fatta io. La stronzata l'ha fatta quello lì. Quella faccia di me. Comunque adesso vediamo come sta. Sì, sì. Come sta? Tanto male. Mirko! Allora? Ragazzino, tanto sta male. Ha febbre alta. Non ce la farà. Non ce la farà. Chiamiamo un dottore. Ma quale dottore? Cretino. Il dottore, prima di tutto, avvisi i carabinieri. Ma se sta male? E se sta male è colpa tua. Non te lo dovevi portare dietro. Forza, andiamo. Perché bisogna scappare di qui, più presto possibile.
perché se arriva la polizia qui saranno guai grossi. E il bambino? Andiamo, andiamo. Comunque vedrà che lo ritrovano. Un ragazzino così, dove vuoi che vada? Sì, ma io dico, anche se lo ritrovano, sempre a Brefotrofia va a finire, capito? Lo so. Ciao. Ciao. Ma lo sapete che c'ho un magone come se fosse un figlio mio? A chi lo dici? Mi dà un succo di frutta, per favore? Subito. È da stamattina che non combino niente. Ho anche rotto una flebo. Beh, quelle le rompi pure senza il magone. Non è vero. Mimmo, glielo dici tu? È vero, la ragazza da quando mi segue è diventata la numero uno, l'infermiera più amata dagli italiani. Me dai il solito? Tutto pronto per dimettere Giulio, c'è la madre che scalpita. Manca solo la firma, se vuole prendo la cartella. Sì, grazie. Bene. Angela, per spillo, ho chiamato un pezzo grosso della questura, mio amico ha detto di stare tranquilli che lo troveranno senz'altro, presto. Grazie Bruno, sei molto gentile. Stiamo aspettando te. Se non portiamo lui, non vengo neanch'io. Ma non fare lo stronzo, lo sai che non lo possiamo portare via. Se lo trovano con noi, dicono che l'abbiamo rapito, dai. Lasciami, è l'amico. Forza, dai, non rompere i coglioni, muovi. Spillo, Spillo. Dai. Non lo dovevi portare, non lo dovevi portare, che c'è? Dai. Qui ci sono anche i risultati delle analisi cui è stato sottoposto suo figlio. Grazie. Signora, tanti auguri per tutto. Su, tesoro, andiamo. Giulio, ti prego, smettila di fare così. Vedrai, Giulio, impareremo a conoscerci. Voglio dire, a conoscerci di nuovo. Ti voglio bene, Giulio, più di qualunque cosa al mondo. Giulio. Guarda, ti prego. Perché mi fai soffrire così? Non ti ricordi quando eri piccolo? Mi volevi sempre. Piangevi se uscivo la sera. E adesso perché mi tratti così? Perché? Che cosa stai guardando, Giulio?
Giulio. Giulio. Sta male. Sta male. Gloria, venite, presto. Si sente male. La luce intermittente, questa è bella, non lo sapevo proprio. Qualche volta anche i puntini della televisione. O addirittura accostamenti di colori, tipo rosso e bianco. E naturalmente le emozioni molto forti. Ecco. In questo punto l'alterazione si vede benissimo. In questo punto, vedete? L'epilessia rimane una delle malattie più misteriose che ci siano. E queste forme idiopatiche poi sono assolutamente particolari. Del tutto imprevedibili. Rilevabili più con l'intuito che con la scienza. Comunque non è una cosa grave. Con una terapia mirata e un po' di riposo non avrà nessun problema. Secondo lei quando potremo dimetterlo? La crisi è stata forte. È meglio tenerlo sotto osservazione ancora per qualche giorno. Va bene? Prego. Ti ringrazio. Grazie. Buongiorno. Tutto bene? Hanno quasi finito. Se dovessi tenere un corso intensivo di intuizione clinica, fammelo sapere, eh? Adesso viene a prendersi una bella tazza di camomilla e a riposarsi un po', eh? Sì, grazie. Ma prima ho bisogno di chiederle un consiglio. È da stamattina che non faccio che pensarci. Sì, esattamente da quando lei mi ha detto che Spillo era scappato. Non dovremmo avvertire Paolo, il dottor Magri, di quello che è successo. Anch'io ho pensato la stessa cosa, ma credo che sia meglio aspettare. Da Genova non può fare niente e lo metteremo in allarme inutilmente. Lo chiameremo quando l'avranno trovato e succederà presto, ne sono sicura. Sta arrivando un temporale con i fiocchi. Dietro non è per niente facile. Cerca di parlare con Spillo, fagli capire che sistemeremo tutto, basta che torni qui però. Ti prego, parlagli. Non mi sembra di chiederti molto, no? Ti prego, fallo.
Giulio, che c'è? Non ti senti bene? Non ho voglia di stare a letto. Pregavi per quel bambino che è scappato, vero? Mm-hmm. Per lui e per tutti quelli che ne hanno bisogno. E lui ti sta a sentire? Mm-hmm. Io credo di sì. Vuoi chiedergli qualcosa anche tu? Sì, che non mi faccia morire per questa malattia che mi hanno trovato qua. E di ritornare a casa da papà. Con quello che hai tu non si muore, sta tranquillo. Ora, per quanto riguarda quell'altra cosa, prima gli devi chiedere di farti guarire da un'altra malattia che sta qui dentro. Nel cuore? Mm-hmm. Anche se non si vede, è una malattia che esiste. E ce l'hanno tutti quelli che non riescono a perdonare qualcosa agli altri, come fai tu con la tua mamma. Può darsi che lei abbia sbagliato tante cose, però sicuramente ti vuole bene. E ti potrà capire soltanto se la perdonerai e le vorrai bene anche tu. Hai capito adesso? Sì, però io a Gesù non gliele so dire tutte queste cose. Gliele dici tu al posto mio. Sì, tesoro. Certo. Novità? Nessuno. Professore. Lei adesso se ne va a casa a riposare, altrimenti io la ricovero in corsia insieme ai bambini. La ringrazio, ma io... Ma guardi che non è un consiglio, è un ordine. Insomma, non faccio la sciocca. Ma se succede qualche cosa, le telefoniamo? No, non posso andarmene. Se Spillo viene qui è meglio. Io devo assolutamente esserci. Deve trovarmi qui. Deve capire che non lo deluderò un'altra volta. Pronto? Pronto, Paolo, sono Angela. Ciao. Scusami, io non volevo disturbarti, ma non ce la facevo più. Spillo è scappato dall'istituto. Quando? L'altra notte. E non ti ha telefonato? No, per questo mi sento così angosciata. È sparito e sulla macchina della direttrice c'erano tracce di sangue. Ho paura che gli sia successo qualcosa di grave. Paolo, hai sentito? Sì, sì. Prendo il primo treno e arrivo. Dai, scendi. Dati da fare con quella macchina lì. Vai. Solo un minuto, vedo se sono. Ma quanto ci vuole ancora? Più di mezz'ora.
Ehi, tu, fermo. Che cerchi? Che vuoi? Io sto cercando una dottoressa. Che dottoressa? Che reparto? Non lo so. È alta, bella, è vestita bene. E con due belle tette. Quando la trovi me la fai conoscere. Però adesso smamba, capito? Sparisci. Quale elemosina non si può cercare? No, davvero, è una cosa importante. Un amico mio sta male. Senti, bello, tu mi fai perdere tempo. Sparisci o chiamo la polizia? Lo giuro, voglio solo parlare con la dottoressa. Bentornato, dottor Mario. Ciao, Pippo. Genova non le è piaciuta. E se la mandavano a Fratta Maggiore, che faceva? Ehi, ma che sei, il dottore che telefonavi da Genova? Ui, dottor, non vi preoccupate, ci penso io. Un amico mio in istituto diceva che c'era un dottore che gli telefonava da fuori e che qui conosceva tutti. Ah, ma belli, amma, no, aspetta. Come si chiama questo amico tu? Spillo, si chiama Spillo. Andiamo. Vieni. Ma quello è il dottor Pao. Oh, già l'hanno cacciato via. Mi dispiace veramente, dottoressa, ma non è proprio possibile. Dottoressa, mi sente? Pronto? Pronto, dottoressa? Dai, andiamo. Vi giuro che era lì. Allora non può essere lontano. Ora cercate aiuto dagli sfasciamacchi. Com'era questo taglio? Profondo? C'era del pus? Non lo so. Era grosso, c'erano i vetri. Io un po' gliel'ho levato, ma lui strillava. Io non capisco. Ma come si fa ad abbandonare un bambino ferito? Non è che mi portate dalla polizia, vero? Se no, quelli mi riportano all'istituto. Se vuoi, puoi tornare dai tuoi. Paolo, guarda la col cane. Che dici? Forse. Vado a vedere. Il battito è debolissimo. Le estremità sono fredde. L'occhio non ha nessuna reazione. Ho portato una coperta. Ecco, brava. Massaggiagli i piedi, dai. Bruno, dai, sentiamogli i polmoni. Sì. Meglio metterlo sotto ossigeno, è completamente chiuso.
Dobbiamo riaprire la ferita. Dentro ci sono dei vetri e l'infezione è estesa. Mimmo, prepari la medicazione. A che dovrà essere operato? Certo. Vatti a mettere un camice. Angela, c'è bisogno anche di te. Ce gliel'abbiamo salvato, ma l'infezione l'ha indebolito. Quello che mi preoccupa è lo stato polmonare. Purissima, levissima. Ha perso troppo sangue. Se l'avessimo trovato prima non sarebbe in questo stato. Hanno telefonato dal brefotrofio. Serena. Non piangere. Ce la farà. Ce la deve fare. Provaci tu, che si stenda almeno un paio d'ore. Non c'è niente da fare, lo sai com'è fatto. Angela? Platania le ha dato un calmante. Qui poi va sempre peggio, non reagisce più a nessun tipo di terapia. Presto, una fiala di cortisone e una di dopamina. Il cuore se ne sta andando. La pressione è sempre più debole. Spillo! No, Angela, aspetta. È morto. No, ma ha collassato ed è entrato in coma. E non credo che ci siano più molte speranze. Abbiamo fatto tutto quello che era possibile. Riempito di trasfusioni, antibiotici, cortisonici. Ma ha perso troppo sangue, era troppo debilitato. No, è lui. Non vuole più vivere. Dottoressa, domani a Giulio lo fanno uscire. Glielo dica lei che a Milano non ci può andare, deve fare la terapia e poi la madre non è capace di stargli dietro e io non mi fido. Di che non ti fidi? Di che? Non ti basta che mi hai fatto odiare da mio figlio? Non me ne frega niente di te, io penso soltanto a Giulio. Penso io, non ti preoccupare. Gli farò capire, stai tranquillo, prima o poi, che razza di uomo sei. Smettetela! Lì dentro sta morendo un bambino, perché non ha avuto nessuno che lo ha amato e protetto. Non giocherà più, non riderà più, non diventerà mai grande, niente. Invece voi, che avete un figlio che potrebbe essere felice, voi, per le vostre stupide ripicche, avete il coraggio di stare qui a sbranarvi. O forse preferireste che morisse anche Giulio. Pur di non rinunciare al vostro egoismo stupido. Vergognatevi.
Smettila di piangere. Dobbiamo stare con lui, parlargli, fargli sentire che ci siamo. Non ce la faccio a vederlo morire. Non devi vederlo morire. Piuttosto aiutami a farlo vivere. Perché vuoi continuare inutilmente ad illuderti? A che cosa serve? A sentirti meno in colpa, forse. È finita, Paolo. È finita. Non vivrà soltanto perché lo vogliamo noi. La verità è che avremmo dovuto pensarci prima a lui, quando ancora potevamo tenerlo con noi. Adesso è troppo tardi. Troppo tardi. Fai come ti pare, ma io non mi arrendo. Santa unzione. Andate via. Non è ancora morto. Paolo, me l'hai insegnato tu che anche noi medici abbiamo dei limiti. Le abbiamo provate tutte, noi dobbiamo rinunciare. Ormai dipende solo da lui, dalla sua volontà. No. Vi prego, andate via. Per favore. Questo che volevi, farmi capire che non sono un bravo medico e non posso fare miracoli. Non hai capito niente, Spillo. Io non volevo farti vivere per te, ma per me. Era questo il miracolo, poter dire: la mia vita me la sono giocata di merda, ma almeno per lui ho fatto qualcosa. E invece no. Tu smetti di soffrire. E io rimango qui. Non ci credo al paradiso. Ma so che dove andrai. Non ci sarà dolore, non ci sarà violenza, non ci sarà niente. Niente che ti possa turbare. Non mi lasciare da solo. So che non dovrei proprio più chiederti niente per un bel pezzo, visto che Spillo ormai è fuori pericolo.
Insomma, è per il dottor Magri. Sì, lo so che dice di essere ateo, poverino, ma tu lo sai bene che in fondo al cuore è molto più cristiano lui di molte altre persone. Sai, in fondo anche lui se la merita un po' di felicità. Pensaci tu, so che posso fidarmi di te. Non è vero che ci starò bene a Milano. Me lo hai detto 100 volte. Ma è solo per farmi stare buona. Forse. Ma c'è un'altra cosa che non ti ho detto mai, perché non l'avevo capito. Io ho sbagliato, Giulio. Con te e pure con tua madre. Potevo farvi stare più vicini. Ti potevo aiutare a volervi bene. Dovevo spiegarti che non era tutta colpa sua. Invece sono stato zitto perché ero arrabbiato con lei. E ti volevo tutto per me. Sono stato egoista. Ma adesso io voglio che tu cerchi di volerlo bene. Bene davvero. Non soltanto perché il giudice ha detto che devi stare con lei. Me lo prometti? Soltanto venuta a dirti che hai vinto tu. C'è il taxi che mi aspetta per andare all'aeroporto, ma ci vado da sola. Forse è meglio che resti con tuo padre. Così smetterai di odiarmi. Mamma! Non è vero che ti odio. Non è vero. Voglio restare qui. Ma ti voglio bene. Come voglio bene a papà. Voglio volervi bene a tutti e due. A tutti e due. Capirai, a Genova a quest'ora o mi hanno già dato per disperso o licenziato per assenteismo. Questa sarebbe davvero una bella notizia. E perché? Perché di tutti i colleghi stronzi, presuntuosi, poco ortodossi e più bravi di me, sei il più simpatico che conosca. E vorrei tanto che tornassi qui. Ciao. Ciao. Bisognerà solo stare attenti che non si stanchi. Mm-hmm. E tornerà ad essere il nostro solito Spillo. Però questa volta ce l'ha fatta mettere di paura, Sa, dov'è il dottor Magri? C'è da chiederselo. Avrà già preso il treno per arrivare a Genova e salvare qualche altro malato. Come a Genova? Ma non è possibile. Io ho bisogno di parlare con lui, non sa ancora niente. Ma che succede? Thank you.
lei, Paolo. Io ti amo. Con Filippo è finita. L'ho lasciato. Scende, che aspetta, scusa. Fratelli. Ma che c'è il telefonino? Mi serve per il lavoro. Dopo ti spiego. Come, cosa vuol dire dopo ti spiego? Guarda che bene o male è il padre di mia figlia. Anche se adesso ne ha adottato uno. Anzi, ne hanno adottato uno. Lui è l'Angela. Perché ti interessa? Come vuoi che sia, bellissima. No, è lui che invece non trovo tanto bene, lo trovo giù. Sembra come istupidito. Sai che ultimamente lo sta ridimensionando? L'amore fa dei brutti scherzi, anche quei due, Susanna e Beppe. Speriamo che duri. Io ho i miei dubbi. Paolo! Paolo! Buoni! Oh, ti spillo! Come? Serena! Cosa ti devo dire? Adesso per telefono? No, non ti sento! Pronto? È la batteria forse, aspetta che cambio posizione! Pronto? E non ti sento! Aspetta, e sono a due tacche!